Va bene, possiamo tornare dal tipo. Attiva l'impianto centrale del gas. Anche perché c'è gente cattiva qui, eh. Chi ha il fuoco? Attenzione, ti salvo io. Con cattiveria. Aspetta, che è ancora vivo. Ti do una mano. No, attiva trappola. Mi dia qualcosa lei. Ok, va bene. Lo facciamo? Ogni tanto quando possiamo aiutiamo qualcuno così tanto per. C'è qualcuno cattivo però, eh? Sì. Oh merda. Aspetta, prima andiamo a quello che ci spara. Dov'è che lo attivo? Occhio che c'è anche quell'altro che è abbastanza cattivo. Aia. Aia. Dobbiamo stare non attenti di più. È una parola qua. Aia, damose. Ok, momento. Ah, dobbiamo entrare là? Riuscissi a far esplodere questo, via via adesso. Ok, perfetto. Perfetto è una parola grossa. Non è che mi posso fare un medikit che siamo un po' in difficoltà. Progetti, kit di pronto soccorso, eccoci qua. Ok, molotov. Alcol e spago. Facciamoci pure una molotov, va. Dopodiché ci curiamo. E molotov dove ce l'ha messa? Qua. Dai il fuoco. Anche a quello. Ancora vivi. Sono anche tanti. Aia. Siamo da fuoco noi. Sì. Va bene, va bene. Ok, poi ci sarà quello lì da ammazzare che è un po' più tostarello. Tanto se prende fuoco anche lei, benissimo. Ok, perfetto. Merda. Cerchiamo un po' di roba, visto che ne abbiamo ammazzati un bel po'. Cerca. Fai così. Occhio, sento dei rumori qua. Eccola. Via. Dobbiamo entrare qui dentro dove c'è quello lì. Quindi dobbiamo passare attraverso il tubo, sì. Cazzo. Dobbiamo uscire da qua. No, vado un aiuto aereo. Quindi da sotto il ponte. Da qui? Penso di sì. Proviamo. Spero di non morire in modo abusivo. Però in linea teorica era questa la strada. Ora c'è pure sto bastardone qua che presumo ci farà il culo a strisce. Vabbè, io intanto gli do un po' fuoco. Vediamo se funzionano. Intanto lo facciamo un po' alla brace. E poi lo proviamo ad attaccare noi. Aia. Cazzo. Dov'è? Là. Dai che la rimane bloccato. Grande così. Occhio. Bene così. Dai, provaci.
Aia, no, però ci piglia uguale. Mortacci sua. Occhio. Usiamo, poi usiamo gli altri punti abilità. Anzi, vediamoli adesso. Combattimento, cos'è? La tua efficacia in combattimento, ottieni più vigore e accedi a un nuovo set di abilità da combattimento. Non è male. Questo? Anche questo però deve essere una figata, quello di lanciare le armi. Vabbè, facciamoci questo. Perfetto. Buon uomo, io qua non la vedo però. Aspetti, ghiacciando la... Almeno abbiamo un po' più di vigore. Così. Credo che abbiamo un po' di problemi di vigore adesso. Poi al prossimo livello magari prendiamo quello che lanciamo cose, che deve essere una figata. Come in Dead Island, ricordate, il nostro macete da panico che lanciamo dalla distanza. Oh, esperienza, così. Prendiamo questo. La barra pesante che poi andiamo a vendere. C'era anche qualcosa da recuperare qui. Perfetto. C'è dell'altro? Sì, grimaldello. E adesso possiamo usare questo. Perfetto. Ok, più o meno. Allontanati dall'area dell'esplosione. Via. Damose. Ho aperto le valvole locali e l'impianto centrale del gas. E le linee di zavorra? Le... che? Dannata fatulezza! Devo spiegarti tutto! Devo chiudere tutte le valvole del condotto blu per mantenere bilanciata la pressione. Quindi? Ora muoviti, poi emetteremo più gas noi della nonna dopo il pranzo di Natale. Porca mignotta. Aspettate. Devo rifare ancora qualcos'altro, ma non ce la faremo mai. No, come cazzo faccio? Impossibile, stanno tutti qua. Questa missione mi deve dare tanta di quell'esperienza che... No, non ce la faremo mai. È impossibile. Se prendono fuoco, ok. Merda. Merda. Siamo morti. Porca troia. Mi serve assolutamente un medikit che non ho. Non ho assolutamente. Facciamo una molotov, va, che magari ci aiuta. Vediamo se prendono fuoco sti bastardi. Riusciamo a bruciarli è meglio. Lo risparmiamo. Sali. Giriamo qua così magari prendono un po' fuoco, no? Occhio. Merda. Lo so che la mia salute è bassa. Che cazzo lo fa? Oltre a lanciare un po' di petardi lì per attirarli nel fuoco, non posso fare tutti tanto. Cazzo, questo da me viene. Andiamo a
facciamo fuoco in modo alternativo, dai. Non così. Guarda, le soglie passano. Dobbiamo fare. Anche lei, buon uomo. Andiamo da fuoco a questi, ragazzi, poi. Venga qui. Ora proviamo un po' qui a chiudere le altre valvole, se riusciamo, se riusciamo. Ecco, incendiati, taglie, ok. Una, facciamo anche qui, intanto noi lo deprediamo, che prendiamo un po' di soldi, che investiamo in medikit assolutamente. Un po' qui, però questo sono tutti quelli che abbiamo dato un poco prima, va bene. Ok, allora questo in teoria dovrebbe prendere fuoco, adesso che arriva qui. Spera. Ha funzionato. Ora torna qui di corsa, soldato. Stai calmo. Signor sì, comandante. Non siamo in marina, figliolo. Bevi del caffè e ripigliati. Vabbè. Ok, adesso possiamo tornare all'attivo. Questa missione è abbastanza lunghetta. Va bene, magari ho fatto un po' di Italian sicuramente. No. Abbiamo una vita. Tra l'altro, controlliamo un attimo qui la mappa dove siamo. No, vabbè, non incontro nessun venditore. Se passo di qua. Aspettate, riesco a fare qua una cosa stealth? Ci proviamo? Ci hanno visto, aspettate, voglio controllare prima. Perché se non mi vedono provo a... Non mi ha visto. Resti. Volevo provare ad attivare la... Merda, merda, ci sono imboscati qua. Merda, siamo morti, siamo morti. Va bene. Sto perdendo punti sopravvivenza a piovere. Vabbè. Ok, allora. Cazzo, stanno questi. Perfetto, siamo rimasti bloccati. Tornati da GF, eccoci. Salve, bravo, GF. Soldato. Ora posso aprire la pressione principale. Preparati ad assistere al tripudio della pirocombustione. Preferisco guardare lo spettacolo da lontano. Se insisti, hai 10 secondi. Dove? Dove? Aspetta, faccio salire. 4. Sali. 3. 2. Ma dove? Dove? Mi dica. 1. Aspetta, com'era? Osserva da lontano il muro dell'Apocalisse. Zero! Guarda! L'inferno satanico del muro dell'Apocalisse! Ah, ok.
ok, pensavo qualcosa di più cazzuto e cattivo in realtà. Però va bene. Quella. Ho trovato Jeff. È tornato il gas. Che sollievo. Te l'avevo detto che è insostituibile. Beh, temo dovrei procurarti un rimpiazzo. Ok. Forse non era così abbastanza lontano. Punto abilità guadagnato, grado di sopravvivenza. Va bene. Allora, andiamo a vedere anche qui il grado di sopravvivenza. Cosa possiamo fare? Shuriken. Impara a usare in maniera ancora più efficace lo spazio nel tuo zaino. Se 6 slot per le armi, no, non ci interessano. Questo, gli effetti delle formule. Sei più abile con le riparazioni, riparare un'arma spesso non userà uno slot riparazione delle armi. Oppure... impara a usare le trappole di recinzione elettrificate. Famo questo che ci piace di più. Va bene. Allora ragazzi, noi ci vediamo con il prossimo appuntamento con Dying Light. Mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra. E un saluto a tutti da Quel Taleale.